Amici, buongiorno, iniziamo questo video poco dopo l'alba. Sto andando in fiera a Saluzzo, San Chiaffredo, e se ci sono animali o meno ho pensato di infiltrare questa macchina di vacche piemontese. Procediamo per la fiera di San Chiaffredo a Saluzzo. Oggi dovrebbe essere il giorno clou della manifestazione. Questa è la sede della Super Team, proprio alle porte di Saluzzo. Questa è Saluzzo, adesso la attraverso tutta e vado in fiera. Ora da parcheggiare ho già trovato uno che mi conosce. Io ciao! Parcheggio, numero uno! Numero uno! Ieri guarda. Sera sono arrivato a mezzanotte da Bergamo! Ah, c'è da Bergamo! Hai visto il video qui? Ancora non ho visto! Allora guarda ma! E pioggia in due della sera! A qua, a qua! Ciao Deggio, ciao, ciao. In gamba, eh! Ciao, ciao! Un altro mio fan e dobbiamo andare a fare i video anche da lui! Quando a combinuma! Ciao! È la vita che dobbiamo combinare con Nino Monticoli! Dai, ora parcheggia e per parloma. Aspetta, telefono basta. Ti telefono, mi parcheggia. Vai. Ma il parcheggio è già tutto pieno oggi. Chissà quanta gente che c'è in fiera. Ho trovato qua un signore che mi guarda storto. Ciao, ciao ragazzo, qual è? Tutto a posto, un po' fiero, come mai non è mica il tuo settore questo? Come non è il mio settore? È le macchine agricole, cosa le fanno? Con il burro? Ma lavori ancora? Fornisci ancora? Io indefessamente continuo nella mia... Se sapevi di con la mela te portava intorno a Fengir. Porca miseria, sei venuto molto volentieri. Il signore è Anfer di Cuneo, prodotti siderurgici. All'ingrosso, a 360 gradi, all'ingrosso al minuto. Anche al minuto, sì, ma io non faccio più il fabbro, quindi mi vende spigliente. Però dobbiamo parlarci. Sì, adesso chiudo. Dai. Ciao, ciao. Ciao, questo ciao, signore guarda. Qua che mi salutava, di dove sei te? Di Garzigliana. E Garzigliana gli arrendai. Ah, ok. Vicino Osasco. Però adesso lo abbandono, poi gli prenderò poi l'indirizzo. Guardate un po' qua, chi c'è, guardate un po' qua. Le bellezze della Valmaira, che la prima donna al mondo che è andata sul Cersogno sulla mula pioggia. Tanto che gira la camera se fuma un basilico. Ciao Deggio. Ciao ragazzi. Sono sceso dai 3000. Ieri comunque gli ho fatto i complimenti, due erano Sandro Begliardo e un altro. Okay. Sono andato su col Meres. Gli ho detto complimenti, l'era ora. Buona fiera a tutti. Il balcone sta sfiorendo, ma dai, va bene. Sì. Però simpatica. Dio ma feca il corso. Sì, Dio ma feca il corso. Ma già fane che... No, no, disvaliente. Dai, fa la fera ora. Va. Una fa un fera, bravo. Ciao, Raffi. Ciao. Ciao. Buona fiera. Sì. Le meiche quelle lì che... Ma già che rispetto a te, ora sarà con Killa perché hai visto come parlava. Guardi i video, va. Ciao. La sai, e qui per vendere con la mula, tanto fuma. E guarda questi video che dice la mula. Fatela dire. Sì, ma la dice. No, ma tutti così, eh. E mi dico, fai video più lunghi perché così non guardiamo più la televisione di Stato. No, ma niente, tu mi pare il grignele. Voilà. Signore che mi conosce, Diego la mela. Deggio. De Giovanni Deggio. Deggio, sono del villaggio Colombero lì, a Rotta Canale. Ah, bosco, quindi sì. Sì. Guarda, ma continua a guardare i miei video. Vado a speccare del cœur. Ciao, ciao. Ciao, saluta. Tanto oramai sì, mi conosco tutti. Ciao. Di Racconigi, come ti chiami te? Giovanni. Ex camionista. E guarda, scrivo sempre ping out. Sempre autostrada, asfalto, ma mai in montagna come te. Allora guarda, ti accontenti dei miei video.
Mi accontenti tutti, sono bellissimi. Ciao. Ciao. Questo stangone di ragazzo, 2,06 metri, non lo conoscevo più, l'ho visto che era appena 1,06 metri, Alberto Tavella. Salutami anche tua sorella, ciao. Ciao signore, si è fatto riconoscere perché se non mi lo conosce più, che arrivi da? Corio. Corio, hanno fatto una bellissima fiera. L'Agrifest, peccato che poi è iniziato a piovere, ma fa panen. Quest'anno come siete messi? Ripetiamo. Ah, se mi volete prenota per tempo, sì, perché... Ti prenoto a gennaio. Quando lo sai. Quando lo mettiamo in calendario ti tenevo. Perché sto buttando giù date su date, va bene? Salutami tutti gli amici, ciao. Un piacere, ciao. Mi sono fermato qua allo stand di Testa. Allora ci siamo già conosciuti, ciao Diego, giusto? Esatto. A me tutti mi confondono con Diego. raccontami un po' cosa. Facciamo queste macchine per la lavorazione del terreno. Livellatori, rulli, pompe. E siamo qua in fiera ad aspettare i clienti, no? Oggi siamo per quello. Dove siete, come sede? Cavaller Maggiore, qua vicino. Vuoi lasciare un numero di telefono, così una mail? Ma sì, ci sei su Instagram? Su Instagram o sul nostro sito testamichelesrl.com o su Instagram. Okay. Non siamo troppo social, ma qualcosa trovano. Ma lascia anche il numero di telefono della sede. 072 38 22 26, ci trovate. Testa attrezzature agricole, giusto? Esattamente, provi a parare. Va bene. Ciao, buona fiera allora. Ciao, grazie, ciao. A presto. Sono fermato qua dallo stand di Olivero, ciao. Tu ti chiami? Massimo. Spiegami un po' cosa fai nella tua attività. Facciamo tutti gli interni delle stalle. Parla pure, io per faccio. Vacche, sia piemontesi che quelle da... Frisone, tutto. Dal caricatori del letame, autocatturanti. Tutto quello che concerne l'interno della stalla e... Tutto l'arredamento. Tutto l'arredamento. Le spazzole per il benessere. Per il benessere animale, sì. Bisogna anche trattarle le mucche. Butti, è questo qua tutto ricamato così? No, lì è un altro stand, vicino. Sì. E come sede dove sei? Siamo a Fossano. Fossano. Vuoi lasciare un recapito? Sì. C'hai il sito? Abbiamo il sito info@impiantizootecnici.it. Ok, e vuoi anche un numero di telefono? 0172-642257. Ok, ma qua di un po' di cose, sì. Abbiamo gli sportelletame, le cuccette. Le cuccette. Con il materasso, in lattice. Ma lì è il materasso proprio? Sì, sopra. Faccio vedere con le mani, proprio morbidissimo. Ah, certo che qua il benessere non manca. Ok, io ti ringrazio e ci vediamo prossimamente. Se hai qualche allevamento da mandarmi, dove avete vostro, io vado, parli con il titolare. Ok? D'accordo. Ciao. Ciao. Allora, questo signore che mi conosce, Tissus de Luserna, sì, sì. E mi diceva che Iroso è finito da tuo cugino, da Cristian. Sì. Boh, sta bene? Sta benissimo. Ah, vedete che passa a trovarlo, se ne prima alla fera, sì, stuttura. Non su piandai. Boh, ciao, continuo a cavardè. Ciao. Sono qua da Orsi, ho trovato questo signore che voleva salutarmi. Da dove arrivi, sti? Virle. Eh? Da Virle. Ah, boh, guarda tutti i miei video, la funa, sì. Le scappa la funa, ve ne fa, no, se riprende. È la mia amica. Ah, la tua amica, te ma tante amiche. Ciao. Ciao. Adesso siamo qua dallo stand dei figli di Bonetto. Ma tu sei il figlio? Io sono ciao. Figlio, papà è quello che ha fondato l'azienda, okay. Nel 1960 più o meno. Quando c'è stato un po' lo sviluppo. Sì, lo sviluppo, sì, iniziale di tutto quello che era l'allevamento dei bovini. Siamo partiti con la,
quello beveraggio dei bovini nelle tazze, con la roba lì di impianti così. Boh. Prima si usava l'ossigenio. Uscire, boh. Una volta al giorno. Una volta al giorno. Ah. O se no altrimenti con i secchi si portava dentro. Dentro, sì, sì, è sì. È stata una rivoluzione quella. Ah, beh. Poi dopo gli sporta le tame, che non c'era più bisogno di con le carrette portare via le tame, ma c'erano i nastri che portavano. Quindi che anni era? Io no, 69 quest'anno. Io avevo 13-14 anni quando... Sì. Non mi ricordo, ma già quando avevo 5-6 anni vedevo mio padre che faceva questo lavoro. Ebbene, sì, sì. Poi siamo arrivati agli autocatturanti. Sì, abbiamo le cuccette, abbiamo diversi sistemi, tutto per l'allevamento sia dei bovini da ingrasso che anche dei bovini da allevamento per il latte. Di sede dove siete? Noi siamo Pancalieri. Pancalieri che... provincia Turingia, se Pancalieri. Paese della menta, sì. Voilà. Paese della menta, adesso filmo qua, così c'è il numero di telefono, c'è tutto. Ti ringrazio. Niente, grazie. Buon proseguimento, buona fiera. Ciao. Vediamo gli sviluppi. Sì. Guarda che in arrivo ma tanti. Sì, sì. Ciao, vale. Ciao. Sono qua dallo stand di Abbona, ho trovato questo bambino che voleva salutarmi, beppo sì. Dai, dimmi come ti chiami? Federico. Di dove sei? Cavagnolo. Eh? Cavagnolo, Torino. Ah, provincia Turin. E segui anche i miei video di là. Sì. Bravo ti. Hai anche le vacche, l'azienda? Io mangio. Allora vengo a trovarvi, facciamo un video. Mangio, adesso ci scambiamo i numeri di telefono. Sì, adesso che sei in autunno ti muovo un po' più tra voi. Dai. Sì, allora continua così, eh? Aiuti già papà e famiglia. Sì. Bravo te, ciao ciao. Ciao. Ragazzi, sono qua da Paolo, dalla Selleria Buona, Paolo Roberto Buona e Daniele. Sono arrivate le mantelle nuove, adesso provo a indossarla. Avevate già visto il campionario, spettacolare. Avevo guardi con la seduta, si truma la testa, muore la testa. Ho perso all'ora della sera. È un po' un casino, eh? Bisogna conoscerlo. Comunque, perfetto. Qua la letta, il capaglio, ha messo il pulsore qua, così io la giro sempre indietro, va benissimo. Si infiluma l'endrenta e il pulsino. Perfetto, così l'acqua non viene dentro. Bisogna proprio conoscerlo, è la prima volta. Come dico, i miei video sono super naturali e spontanei, gli occhiali qua, perfetto. Poi qua si può aprire per andare a cavallo, si apre tutto e copre completamente il davanti e dietro della sella. Ora la provo appena piove, molto pioggia, un giorno che fa un temporale bello e vediamo poi i risultati. Perfetto. E andando a cavallo, secondo me col pantalone, perché se no l'acqua poi entra di qua, entra negli scarponi. Boh, ringrazia gli papà e zio e vediamo di farla conoscere il più possibile. Ciao ciao. C'è questa bella ragazza, signora che mi ha visto che mi spogliavo dalla mantella, subito arrivata a salutarmi. Vai. Di dove sei? Saluzzo. Ah, sei qua di Saluzzo. Siamo qua di Saluzzo. Ma sei allevatrice anche? Il mio compagno è allevatrice. Ah, boh. No, quindi ti è appassionata, sì, e dai sì, una sì. Mano anche a te. Do una mano. Brava te. Avete voluto l'azienda? Sì, l'azienda agricola c'era. No, io vengo a trovarvi, se mi volete. Roberto? Roberto? Beh, possibile, Roberto. peccato che c'ha già il compagno. Pazienza. Pazienza. Duasla, azienda. Saluzzo. Ma sì, Merciate, vediamo a fare un video, Piemontese, Frisone. Ebbene, ci scambiamo i numeri di telefono, arrivo anche da voi. E poi anche terreni, media, fumatore, servizio completo. Ciao, buona fera, ciao. Altro ragazzo che mi conosce. Dati, la fera oramai la fuma sui video. Come ti chiami te? Io mi chiamo Stefano. E di dove sei? Villanova Sorano. Ah, boh, allora insomma da Usin. Guardo ma sempre i video. Allora, ma asco l'azienda? Io ero sumente che gira un po' zona, Bundalur, una da ascolto numero. Vieni con da Uyeti. Mi vuoi in azienda, mi fai vedere cosa... Che vacche hai? Oh, molte.
Ma che va, che va, razza? Piemontese o frisona? Frisona. Frisona? Quindi Mungi? Ah, boh, boh. Ma allora arrivo anche da voi, adesso mi faccio dare il numero qua da papà. Ciao, ciao. Io sono sempre qua dal banco di Abbona, c'è questo signore che mi saluta. Di dove sei te? Io sono di Paesana, provincia di Cuneo, vero vicino a Paesana. Su andai l'altro dia a Crisè, l'hai visto? Alla fera, sabato. Ma le cose no, è perso, perso. Anche i Minco fan parlano tanto di qua, di là, i comuni parlano. Ho sentito. Parlano, però dopo c'è qualche cosa, una rappresentanza sulle TV, non fanno vedere mai. Ho sentito, ho cose. Sentito. Grazie comunque ai sindaci dei comuni che ci aiutano molto in montagna. E mico i miei video ve giù te co. Mi ricordo mia madre, buona donna, e mio nonno su dalla montagna. Non fai scappare, non fai scappare via una volta. Ora ve ne date il solito a fare tendere. Sì, sì. Sì. A chi dai i soliti? A quelli che la... Chi angio? Ma poi a quelli che la viene... La gente che di svacchia sono loro, non fai scappare. Ciao! Non fai scappare via tutti da lì. Non sei più. Boh, se vediamo prossimamente. Ciao! Ciao, ciao! Ciao, Dejo, ciao! Fammi piacere avete conosciuto. Ciao. Ha scombinato qualcosa per il video. Beh, sì, beh. Per ora non fa niente. Dopo lo devo un po' più avanti. Appena pianti l'aglio. Sì. Eh? Non c'è. Ma gioca ora o? Sì, dopo gli hai. Va big. Ciao. Ciao, sono sempre qua da Abbona e Daniele, trovo arrivato questo signore che sei, ti chiami? Michelangelo Rolle. E spiegami un po' la tua attività, la tua azienda. È un'azienda di piemontese, ciclo chiuso, dell'allevamento con lo spazio aziendale. Ok. Sono circa 500 capi, una parte siamo ancora delle poche aziende di pianura che facciamo una parte di pascolamento. Ecco, Villa Franca Piemonte. Ok. E la tua idea era quella di fare una giornata, un qualcosa, fare sì, una festa? Trovare qualcosa di... Ve li fammi mangiare, ve li fammi bere, voi mangiare, una bella costata farei. Ah, sì, sì. Combina solo, contattami che io ci sono. Ok. Qualcosa combinumba. Ciao, ciao. Ho ancora trovato Sergio e Daniela, ve le ricordate sul Carsogno al compleanno di Raffi, la prima Raffi, donna? Sì. E Raffi è poi anche nel video di oggi, vedrai stasera. Che montagna sei che fai? Le più ultimamente le più fai vai, stai abbastanza fai a casa. Andate che torna. Ora sta come con i ferri. I ferri, no, ma cominci poi di nuovo. Va bene, buon proseguimento, altrettanto. Ci vediamo. E io chiudo qua il video, basta, perché ora mi ritira. Ciao. Ciao, ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ancora ricordato di una cosa che non dico mai, vi ricordo, il numero di telefono. E come ho detto a tutti quelli che ho parlato stamattina in fiera, non fatevi problemi a contattarmi se volete organizzare qualcosa, perché io stamattina vi ho detto sì, poi comunque fra due ore non mi ricordo più i nomi di nessuno, quindi contattatemi tramite WhatsApp o mi telefonate al 329 67 30 110. Ciao ciao e buona settimana a tutti.